Oggi è domenica 26 luglio 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 26 luglio 1971, alle 13:34, dal Kennedy Space Center in Florida parte la missione spaziale Apollo 15. È la nona missione con equipaggio del programma Apollo e la quarta a portare esseri umani sulla Luna. Ma è anche la prima missione di tipo J, ovvero di quelle che prevedono un soggiorno più lungo sulla Luna e una maggiore attenzione all'attività scientifica. Per fare questo, il modulo lunare Falcon, il 31 luglio, sbarca sulla Luna. Il primo rover lunare. Un mezzo semovente a quattro ruote, ognuna alimentata autonomamente da un motore elettrico da 200 watt, che permette agli astronauti di esplorare il satellite in un raggio più ampio del solito dal punto di allunaggio. Costruito dalla Boeing e dalla General Motors, non ha un volante, ma una cloche come gli aeroplani, che comanda la marcia in avanti e indietro e la sterzata, che avviene con una variazione del differenziale delle ruote, come per i carri armati. Un sistema di navigazione automatica consente agli astronauti di non perdersi e di ritrovare agevolmente il Falcon. Ha una velocità di 13 km orari. Come tutte le auto, il Lunar Roving Vehicle, abbreviato in LVR, ha una targa. È di colore blu rettangolare con su scritto Moon LVR 001 1971. Finita la sua attività, il rover viene abbandonato sulla Luna. Attualmente sul nostro satellite si trovano tutti e tre gli LVR utilizzati nelle missioni di tipo J, Apollo 15, 16 e 17. Tornato a terra, il comandante David Scott rivela in conferenza stampa che dopo aver parcheggiato definitivamente il rover, ha compiuto di sua iniziativa all'oscuro del centro di controllo missione di Houston, un gesto non previsto dal rigido programma. A pochi metri dal rover ha lasciato sul suolo lunare una statuetta di alluminio di 8,5 cm che raffigura un astronauta in tuta spaziale, che lui stesso ha commissionato a un amico artista chiedendogli di fare in modo che il soggetto non fosse identificabile per sesso o etnia e che oggi è ricordata con il nome di Fallen Astronaut, astronauta caduto. Accanto ha deposto una targhetta commemorativa con i nomi in ordine alfabetico degli 8 astronauti americani e dei 6 cosmonauti sovietici, deceduti per cause di servizio o altre circostanze. Un gesto di riguardo e di pace in piena guerra fredda e corsa alla conquista dello spazio fra le due superpotenze mondiali. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.